Il sinodo è un cammino di discernimento spirituale, discernimento ecclesiale, che si fa nell'adorazione, nella preghiera, a contatto con la parola di Dio. E la seconda lettura proprio oggi ci dice che la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Penetra fino a punto di divisione dell'anima e dello spirito, scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. La parola ci apre al discernimento e lo illumina. Essa orienta il sinodo perché non sia una convention ecclesiale, un convegno di studi o un congresso politico, perché non sia un parlamento, ma un evento di grazia, un processo di guarigione condotto dallo Spirito. In questi giorni Gesù ci chiama, come fece con l'uomo ricco del Vangelo, a svuotarci, a liberarci di ciò che è mondano e anche delle nostre chiusure e dei nostri modelli pastorali rispettivi, a interrogarci su cosa ci vuole dire Dio in questo tempo e verso quale direzione vuole condurci.